Buongiorno e bentornati nella redazione del Capoluogo per il consueto appuntamento con l'informazione delle 13. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo questa mattina in città e sul Capoluogo troviamo in grande apertura l'evacuazione in Piazza Duomo, prove tecniche di protezione civile. In effetti sono iniziati 3 giorni di esercitazione di protezione civile e questa mattina alle ore 11 c'è stato, a seguito di un evento sismico simulato naturalmente, sono stati evacuati 2 palazzi, il palazzo dell'ex Gran Caffè e Palazzo Fibbioni. Sono scattate quindi le operazioni di sicurezza che hanno coinvolto più di 200 volontari. Diciamo che poi all'appello sono mancate delle persone che si sono prestate appunto ad essere vittime del terremoto, sono state individuate, raggiunte dai sanitari, insomma è scattata tutta la macchina. Una situazione molto interessante per noi aquilani, non per niente appunto è stata organizzata qui all'Aquila, volontari sia d'Abruzzo che dal Lazio, affinché, come ha spiegato anche ai nostri microfoni l'assessore Emanuele Imprudente, sia la macchina organizzativa, sia gli aquilani stessi sappiano, organizzandosi per tempo in queste prove, che cosa fare quando ce ne dovesse essere necessità. Regionali, risveglio un po' movimentato per la politica in Abruzzo, in effetti da Palazzo Grazioli ieri gli accordi avrebbero definito la candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo in quota Fratelli d'Italia e quindi tutte le reazioni a questa notizia. Aeroporto dei Parchi, c'è stata una conferenza stampa dell'assessore Carla Mannetti questa mattina proprio sull'aeroporto dei Parchi e la notizia ufficiale è che l'aeroporto sarà tolto alla società Express che era stata diciamo, la gestrice di questo sito con il sindaco Cialente. L'assessore trasporti quindi Mannetti ha risposto ad una conferenza stampa molto dettagliata e ad un'interrogazione del Giorgio De Matteis. L'aeroporto dei Parchi dovrebbe quindi andare addirittura ad AMA o a CTGS, quindi al centro turistico del Gran Sasso, e dovrebbe diventare una base della protezione civile. Furti a raffica nella notte. Sono stati messi a segno 2 furti nella notte nell'area ovest della città tra Coppito e Scoppito. Altri 2 sono stati tentati e sventati. Blitz di un gruppo di ladri nella zona ovest della città, appunto, indagini in corso da parte dei carabinieri. È stato avvistato un cucciolo di lupo tra Tussillo e Casentino, quindi nella zona di Villa Sant'Angelo. Ci sarebbe questo piccolo cucciolo di lupo che continua ad attraversare la strada in una zona ben delineata e i residenti hanno avvisato la forestale che sconsiglia assolutamente l'avvicinarsi a questo piccolo cucciolo perché intanto ci potrebbe essere la mamma nei paraggi e perché appunto ci sono le forze preposte a questo che stanno monitorando la situazione. Intervista a Simone Coccia con l'Aiuta che non si scusa con Salvini. Dopo lo sviluppo di ieri appunto dell'accusa di diffamazione da parte di Simone Coccia con l'Aiuta contro Salvini, Simone Coccia ha rilasciato un'intervista al Capoluogo specificando chiaramente che non vuole assolutamente scrivere la lettera di scuse al ministro Salvini. Il processo deve andare avanti, dice appunto Simone Coccia con l'Aiuta. Una condanna sarebbe per me una medaglia sul mio petto. Concludiamo il TG di oggi. Con il meteo, residua instabilità in attesa del miglioramento del weekend. Come avrete visto, sono aumentate le temperature, migliora in questo weekend il tempo, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti nel pomeriggio sera nelle zone interne e montuose. Dunque, per oggi è tutto. Oggi è venerdì, quindi l'appuntamento sarà per lunedì prossimo alle ore 13 con l'appuntamento con l'informazione del Capoluogo da Roberta Galeotti. Buon fine settimana a tutti.